Salernitana e Spezia si affrontano per i 32esimi di Coppa Italia Frecciarossa. Esposito, il lancio in profondità, il pallone per Soleri, controlla Soleri, prova a calciare in porta, il pallone si avvia verso la rete, invece Bron salva tutto all'ultimo. Occhio al cross in mezzo, pallone allontanato, c'è Falcinelli che prova la conclusione, si respinge e poi arriva Candelari, Pietro Candelari porta in vantaggio lo Spezia, la rete del 19enne al 43esimo. Attacca ancora lo Spezia, Salernitana sotto shock, Candelari per Soleri che si gira e realizza il gol del raddoppio, 2-0 Spezia, blackout della Salernitana. Prova a ripartire la formazione ligure, pallone recuperato da Valencia, poi Dia, la tocca per Callon, zona cross, prova invece il tiro al giro e buca il portiere avversario, l'ha riaperta la Salernitana con Callon, 53esimo. Occhio al cambio di gioco con Falcinelli che appoggia verso Aurelio, guarda in mezzo Aurelio, tiro cross, deviazione, sbuca Soleri e cala il tris, il terzo gol dello Spezia annullato per fuorigioco. In realtà è in gioco e allora Rutella convalida, 3-1 Spezia. Pallone ancora all'interno dell'area, contatto a Matucci Vignali, secondo Rutella è calcio di rigore. Dia dal dischetto, batte col destro e spiazza Sar, torna nuovamente in partita la Salernitana. Callon cerca di andare sul fondo, prova il cross una prima volta, poi una seconda, Simi tutto solo sul secondo palo, cestina il gol del pareggio. Il pallone è giocato ancora dalla Salernitana con Daniliuk che appoggia per Dia di prima, tre pari al 93esimo, arriva il gol del pareggio, si va ai calci di rigore. Oggi calcia lui, Sepe intercetta, parte Bradaric che spiazza il portiere avversario e manda la Salernitana nei sedicesimi, Campani affronteranno l'Udinese.